Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, con che è questa faccia? Viene un puzzo di guarda. Puzzo. E l'ha ripulito, visto, adesso. Siamo in Piazza del Praticino, perché la nostra ricerca di bagni, noi siamo dei bagnologhi, esperti di bagni, in realtà... non frequentatori di bagni. No, frequentatori no. Ah, ecco. Vabbè. Cioè, solo in caso no. Di estremo bisogno. Estremo. Va bene. E siamo, perché avevamo detto l'altra volta, no, non ci sono bagni pubblici. Effettivamente ce n'era uno, cioè ce n'è uno aperto nel centro, quasi al Duomo, qui vicino a Piazza Grande, è questo qui della Piazza del Praticino. Eravamo stati qua con Massimo Benigni, a cui sempre rivolgiamo il nostro pensiero, qualche anno fa, e era in condizioni abbastanza pietose, scritte sui muri, l'odore vabbè, è rimasto, d'altronde è un bagno aperto, quindi ci sta. Come lo troviamo invece? Andiamo a vedere se diamo questa buona notizia della Befana. Se la Befana è un po' buio, però, che non è che invita molto di pomeriggio, la sera, a venire qui. Scusa, eh? Sì, che fai? No, scusa. Sì. Qui c'è una luce. Oh, funziona addirittura. Visto. Fantastico. Miscredente. Tra l'altro l'hanno anche qualcuno l'ha anche spenta, quindi come fosse a casa sua. Finalmente. Allora, vediamo un po'. Era pieno di scritte questo bagno e l'hanno ripulito, mi sa. Sì. Sembra? Sì. Qualcosa è rimasto. Vabbè, logico, sì, però diciamo che un po' l'hanno ripulito, dai. Mi sembra un'ottima. C'è anche la carta igienica. C'è anche la carta igienica e anche la carta per asciugarsi le mani. Allora, sono curioso, voglio vedere se c'è anche il sapone. Vediamo se c'è. No, sapone, niente, da casa. Un po' troppo. Ah. Cioè, ma qui cosa ci sarà? Il coso per pulire, lo so. Forse. Sicuramente sì, sarà un tipo ripostiglio. Ripostiglio. E qui un altro ripostiglio, forse un altro bagno. Questo è un altro bagno che non si sa perché non l'hanno mai aperto. È chiuso. Sì. No, è aperto anche questo, incredibile. Vediamo un po' com'è questo. La luce c'è. Carte, vabbè, questa è l'inciviltà. Carte per terra. Perché solita di civiltà. Quello era un asciugamani elettronico. Sì, sì, sì. Che non è più elettronico. Non è più neanche un asciugamani. No, è partito proprio. No, funziona anche quello. Cioè, ma lo vede il nuovo corso della città? Lo vede il nuovo è corso? Calda, Ma pure calda. Senti qua. Vabbè, insomma, mi sembra che. Direi che ci si può venire per un proprio in caso di bisogno. Vabbè. Qui al Praticino si può fare quantomeno la pipì. Per i maschi, donne non lo so, sì. Vabbè, la carta per terra. Sono destro, no, non si può dire, non si può. Sono incivili. Infatti oggi si può dire tutto. Ah, vabbè. Comunque, dobbiamo dire, qui chi è che fa la manutenzione? Il comune? Ma sicuramente ci sarà qualche cooperativa a cui è stato affidato il servizio di manutenzione. Sì. Oppure hanno fatto una manutenzione straordinaria adesso. E, vabbè, l'importante è però che venga continuato a essere fatta, perché in effetti... Specialmente ad esempio sabato domenica c'è la fiera antiquaria, questo è importante che funzioni. Va bene. Vede il nuovo corso? Nuovo corso, nuovi bagni della città. Ma a che livello? Politico. Sì, dai. Ah, sei tu il miscredente. No, il problema è questo qui, che il nuovo corso ci sarà anche, ma i soldi non ce l'hanno e ce ne sempre meno, quindi di conseguenza si devono arrabattare per sbarcare il lunario, secondo me. Quindi non è che hanno tutte le colpe, però purtroppo la situazione è questa nazionale. Meno male che Renzi è super ottimista, per cui nel 2016 sicuramente il prodotto interno lordo arriverà a cifre astronomiche, gli italiani sicuramente rinizieranno a scialare e quindi di conseguenza bene, le industrie riprenderanno tutte. È bene essere positivi, però bene anche stare un pochino con i piedi per terra, visto anche la situazione mondiale, vedi che è successo l'altro giorno in borsa. Giappone e Cina, è vero, Ferrari ha mantenuto, però il resto hanno fatto un crollo pauroso. Ma quante ne sa? È il mio mestiere, non è quello, dai. Da pensionato, si informa. E da buon mestierante, sì. Che conosce un po' il settore, sì. Non investe mai in borsa. Ci sono sempre le... Mai. Non investire. Mai. Non investire. No, investire sì, ma investire. Chi se ne intende? Non in borsa. Chi se ne intende? Salutiamo le pecore di Castica. Belline. Pascolano. Vi do anche una scritta, non so se c'era già sopra, lassù, c'è qualcuno che ha scritto a proposito di inciviltà. Lo vedi anche tu? No. Vabbè. Non l'ho focalizzato. C'è una scritta. Vabbè. È stato a pronto soccorso stamattina. Per l'occhio, per noi, infatti, quindi, appunto. Ancora non è che ci va tanto bene. Benissimo.
dai bagni del Praticino ripuliti, speriamo che li mantengano tali, se no torniamo. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Ne posso approfittare intanto? Ecco, vai, fai la piscina.